Venerdì 7 dicembre l'associazione Gian Piero Chiarelli propone il consueto spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi per la borsa di studio che l'associazione ha istituito da alcuni anni. Melina Chiarelli, presidente dell'associazione, ci vuole illustrare un po' questa borsa di studio, questa iniziativa del 7? Sì, è vero, anche quest'anno siamo presenti con questa terza edizione della borsa di studio intitolata Gian Piero Chiarelli e anche quest'anno è stato promosso per l'appunto un evento che si terrà il 7 dicembre al protoconvento Teatro Sibaris, protoconvento di Castrovillari e i fondi di questa serata saranno devoluti per l'appunto all'istituzione della terza edizione della borsa di studio Gian Piero Chiarelli. Io devo ringraziare innanzitutto colui che è l'autore di questo evento, che è Sasà Calabrese. Noi ci avvaliamo della sua bravura, se così possiamo dire, della sua organizzazione tecnica e di tutto quello che concerne, che ruota attorno al suo gruppo. Speriamo che anche quest'anno abbia lo stesso successo degli altri anni, e io penso di sì, soprattutto perché Masentango, che è l'evento che verrà presentato al pubblico di Castrovillari e tutti coloro che vorranno venirci a sentire, penso che merita l'attenzione di coloro che ci stanno vicino. Io dicevo che anche quest'anno tutto quello che noi riusciamo ad ottenere attraverso questo evento sarà finalizzato all'istituzione di questa borsa di studio e quest'anno ci avvaliamo anche comunque del patrocinio della provincia di Cosenza, l'assessorato al lavoro, al mercato del lavoro che ha destinato un fondo per questa borsa di studio, per cui in realtà è suddivisa in questo modo e una parte della borsa di studio, un primo progetto riguarda attraverso il distretto scolastico di Castrovillari riguarda le scuole di Castrovillari e per cui saranno impegnati i ragazzi delle scuole medie e superiori e questo invece quest'anno c'è una piccola novità e io non lo dico con orgoglio perché naturalmente parlare di orgoglio in questa situazione, poi io rappresento in realtà un'associazione intitolata mio fratello, no? E mio fratello non c'è purtroppo, per cui ecco, ripeto, parlare di orgoglio non è, prendiamolo giusto così tra virgolette questo termine, adottiamolo così, e volevo dire per l'appunto quest'anno abbiamo inteso istituire una seconda borsa di studio, questa seconda borsa di studio è indirizzata ai ragazzi, alle persone che frequentano alcuni corsi dell'Istituto Tecnico Alberghiero e questi ragazzi sono ospiti della Casa Circondariale di Castrovillari. Quindi noi speriamo, siamo sicuri della loro adesione perché abbiamo già preso contatti, così come speriamo che i ragazzi, insomma, delle scuole medie superiori partecipano come hanno sempre fatto. Il 7 è un concerto anche presentazione del nuovo lavoro discografico di Sasà Calabrese e di altri amici musicisti, Masentango a Castrovillari. Sì, presentiamo per la prima volta nella mia città questo nuovo lavoro discografico dal titolo Alma, con i miei compagni di viaggio da sempre che sono Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica e Fabrizio La Fauci alla batteria. E Alma è un disco, un incontro, una miscela fra tango e jazz ed è stato anche, diciamo così, arricchito dalla presenza di validissimi musicisti della scena italiana, tra cui Luca Quino alla tromba o anche estera come Robertinho De Paola, conosciamo tutti chi è, alla chitarra, e Juan Carlos Zamora al violino, un altro mio paesano, mi piace ricordare, che è Roberto Cherillo al piano. È un disco contaminato, quindi un po' un, diciamo così, un incastro fra il tango, che è una musica, diciamo così, prettamente scritta, e mentre il jazz che ha come componente principale l'improvvisazione, quindi è un po' miscela di tutte e due. Sergio Gimigliano, discografico, protagonista di questo concerto di beneficenza con il nuovo lavoro Alma dei Masentango. Ma co-protagonista, diciamo così, perché insomma l'evento va a focalizzare un lavoro di un'associazione importante sul territorio, quindi noi siamo solo una parte
di questo evento. Siamo orgogliosi e onorati di farne parte e di presentare proprio in questa occasione nella città di riferimento di questa formazione che sono rimasta in tango, presentare questo nuovo lavoro della nostra Picanto Records. È il 30° CD del nostro catalogo, insomma, siamo veramente felici del risultato artistico, quindi speriamo che la gente che accorrerà al concerto, insomma, lo apprezzi quanto noi.